Giovedì 4 maggio. Il Vangelo di oggi ci invita al servizio nella comunità, un servizio che trova come suo punto di riferimento ciò che Gesù ha fatto nei confronti dell'umanità, ciò che ha insegnato ai suoi discepoli, essere al servizio. E questo ci riporta a un rinnovamento della nostra fede che molto spesso si fa protagonista di una indisponibilità a servire il prossimo con disinteresse. Anzi, qualche volta nella nostra fede siamo tentati dal tradimento. E Gesù è testimone autentico di come sia l'umanità nei confronti dell'infinita misericordia e dell'amore di Dio. Si sottrae, si allontana, non coglie la necessità di una conversione costante, riconoscendo di essere peccatori non al servizio del prossimo, ma tentati a dominare il prossimo. Uno dei discepoli tradirà Gesù e lo farà per interesse, per denaro. E questo simbolicamente ha un preciso significato relativamente alla nostra indisponibilità quando la fede ci chiede di essere testimoni autentici, fidarci di ciò che Gesù ci ha lasciato come messaggio che persevera nel corso dei millenni e che trova la sua realizzazione nel sacrificio e nella risurrezione che ci ha donato. L'ingresso alla vita eterna che dobbiamo vivere appunto nella concretezza della testimonianza del servizio. Ma vediamo come si esprime oggi il Vangelo. Il Vangelo secondo Giovanni. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, questo è il contesto, pensate, lavare i piedi ai discepoli, quel gesto simbolico, potente, che significa che non vi è traccia in questo di supponenza e di superiorità. È il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, la parola che si è fatta carne, che lava i piedi ai discepoli, non perché abbiano merito, ma semplicemente per consegnare il messaggio del servizio alla comunità. Dopo aver fatto questo, dopo aver lavato i piedi ai discepoli, disse loro: in verità, io vi dico, un servo non è più grande del padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sottolinea come non vi è grandezza nel realizzare il messaggio che ci è stato dato, perché è molto più grande di noi colui il quale ci ha consegnato il messaggio. Quindi non facciamoci interpreti supponenti, non costruiamo una nostra civiltà in nome di Dio o una morale in nome di Dio. Siamo semplicemente chiamati a essere servitori, servitori costantemente attenti alla nostra dimensione del peccato che è sempre presente e quindi aperti alla conversione, affidarci al perdono e perdonarci reciprocamente. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non basta dirlo, non basta formulare una, appunto, morale e civiltà cristiana, bisogna praticare, perché lì è il luogo nel quale possiamo verificare se effettivamente ci lasciamo andare a quella fede che genera in noi fiducia e certezza proprio in quel gesto disinteressato del servizio. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. E così dice la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada,
perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono, il nome di Dio, io sono. Questa affermazione di Gesù che rivolge ai suoi discepoli dovrebbe essere costantemente presente in noi. Lui ci ha fatto una proposta precisa, ha dato un messaggio, ha testimoniato nella pratica il passaggio verso la vita eterna. E questo passaggio è anche caratterizzato dalla presenza del tradimento, che noi umanità spesso mettiamo in pratica perché non siamo capaci di vivere autenticamente nella disponibilità al servizio, ripeto ancora, disinteressato. In verità, io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ancora una volta Gesù sottolinea la profonda sintonia tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, che è la forza che Gesù ci ha lasciato per poterci convertire costantemente, ritrovare ogni giorno la fiducia proprio in questa azione concreta di servizio. E così si esprime Papa Francesco nell'Angelus del 6 ottobre del 2019. Come possiamo capire se abbiamo veramente fede? Cioè se la nostra fede, pur minuscola, è genuina, pura, schietta, come possiamo capire tutto questo? Non certo attraverso delle dichiarazioni di intenti o un'affermazione supponente di avere una fede che coincide con una civiltà mondana, nulla di tutto questo. Civiltà cristiana, quante ce ne siamo inventate? La morale cristiana, costruita però non nel lasciarci andare all'infinita misericordia di Dio, ma costruita intorno ai nostri interessi. Purtroppo è così, è triste tutto questo. Politica che sbandiera simboli religiosi per ottenere consenso, è blasfemia, non è servizio nei confronti della comunità. È tentativo estremo di esercitare potere e autocelebrazione, ma questo è il tradimento che l'umanità fa nei confronti del messaggio di Gesù. Usa il messaggio di Gesù, ma testimonia ben poco della disponibilità al servizio nei confronti del prossimo, chiunque sia il prossimo. Ce lo spiega Gesù, indicando qual è la misura della fede, il servizio, tutto qua, il servizio, non selettivo, servizio nei confronti di tutto, e questo servizio all'insegna del riconoscere ciascuno di noi di essere un peccatore, di non essere un granché, di avere sempre bisogno della presenza dello Spirito Santo che ci invita alla conversione. Questo atteggiamento verso Dio si riflette anche nel modo di comportarsi in comunità. Si riflette nella gioia di essere al servizio gli uni degli altri, trovando già in questo la propria ricompensa e non nei riconoscimenti e nei guadagni che ne possono derivare. Nessun riconoscimento o guadagno, nessuna strumentalizzazione della fede, ma semplicemente lasciarci andare alla fede attraverso la concreta testimonianza del servizio. Servi inutili dunque, sottolinea Papa Francesco. Sì, servi inutili. Cioè senza pretese di essere ringraziati, senza rivendicazioni. Siamo servi inutili. È un'espressione di umiltà, disponibilità, che tanto fa bene alla Chiesa e io penso che faccia tanto bene anche all'umanità, e richiama l'atteggiamento giusto per operare in essa, il servizio umile, di cui ci ha dato l'esempio Gesù, lavando i piedi dei discepoli, pur sapendo che
Quei discepoli non l'avrebbero riconosciuto, uno l'avrebbe anche tradito, eppure lava i piedi di quei discepoli, un'umanità imperfetta, costantemente tentata ad abbandonare la via maestra della fede. Che fatica a comprendere, siamo noi che ci facciamo protagonisti di tradimento, di mancanza di fede. Ecco che allora il brano del Vangelo di oggi ci chiede di rinnovare la nostra fede attraverso il servizio disinteressato nella reciprocità e nella comunità. Buona giornata a tutti.